anticlericale del nostro pubblico, siamo andati a Fano a girare appunto una kermesse anticlericale che si ripete da molti anni tra non poche difficoltà e polemiche. Ladro! Bravo Jesus! Ladro! Bravo Jesus! Ladro! Bravo Jesus! Ladro! Bravo Jesus! Allora, com'è nata? È andata abbastanza bene, anche quest'anno... Com'è nata, sì. Allora, 9 anni fa è arrivato il Papa Fano. Wojtyla. Papa Wojtyla, certamente. Gli hanno eretto un altare per dire la messa in mezzo all'acqua. Ah. Una chiatta con trasportata di pescherecci, un grosso affare, un grosso business. Posti numerati, la curia dietro raccomandazione concedeva i primi posti. E noi la prima settimana abbiamo chiesto lo spazio antistante a questo barcone e abbiamo dichiarato la zona devoitilizzata. Devoitilizzata. Questa storia qui ha suscitato un casino enorme a Fano e anche fuori Fano. Noi abbiamo deciso di essere anticlericali, qualcosa che di rottura completa. La curia locale avrà fatto la guerra. La curia locale ci ha fatto una guerra enorme. Noi abbiamo chiesto anche la scomunica, però sembra che questa cosa qui sia troppo. La scomunica per voi o per la curia? Per noi, certo, per noi. Noi vogliamo essere scomunicati. E i preti del luogo vengono mai qui? Allora, magari in incognito, travestiti. I preti non direttamente, ma i missari delle cure ci sono stati e li conosciamo. Sono stati silenziosi, diciamo così, hanno partecipato in maniera silenziosa. Vengono qui a studiare il fenomeno. Il fenomeno può darsi, ma noi abbiamo ricompensato. Magari con la prospettiva di riconvertirvi. Sarà dura. Comunque, loro fanno il loro mestiere di evangelizzatori, insomma. E questo menù chi l'ha inventato? L'ho pensato io. Patè di frate grasso. Che cos'è pasta fredda del gesuita? Pasta, pomodoro, aglio, prezzemolo, basilico, formaggio a richiesta. Sì, esatto. Parrebbe buono. No, è buona, è buonissima. E noi ci vantiamo che il nostro menù eretico è uno dei migliori. In ultima analisi fate un buon servizio, sì, al, certo, clero. Buon, sì, certo. Oltre che ai vostri clienti. Ma certo. Pasta da San Gennaro? Basilico e pomodoro classico, invece una specialità è coi formigoni, perché nella pasta col pomodoro ci sono queste olivone, queste melanzane che sembrano dei formigoni e alludono. E alludono a un personaggio che sta sempre qui a 45 km da Fano, che fanno anche loro i meeting. No, il nostro è anticlericale, loro invece strettamente clericale. Il loro è anche più ricco del vostro. Oh, miliardi, il nostro purtroppo si finanzia così, tutto si basa sul menù eretico. Insalata scismatica di riso è sottile. Gli spiedini eretico, non so se mi spiego. Questo è il trattamento classico che i nostri amici clericali facevano delle persone che dichiaravano di essere contro la Chiesa oppure di essere... Infilavano allo spiedo. Esatto, sì, sì. E noi... arrostivano sui roghi. Sui roghi, sì. Le hanno fatte questi preti. Sì, le hanno fatte e stanno continuando a farle. Pollo Giuliani alla diavola, che è il nostro sindaco di Fano che si sta arrostendo al sole. Ma... Democristiano. Democristiano. Forlaniano. Sicuramente, è certo. Non si sbaglia. Le Marche sono un po' la patria dell'edonismo forlaniano. Ma, della mafia forlaniana, probabilmente. Qui nelle Marche, se uno non c'ha in tasca la tesserina, la raccomandazione o quello che vuoi, non trova niente. Lei cosa fa nella vita extra anticlericale? Il mestiere classico, faccio il bancario. Ah. Sì, sì, sì. Che banca? La Cassa Risparmio, quella dei preti. Famosa. Quindi sarà visto... Sì, molto bene, molto molto bene. La perseguitano? No, no, la perseguitano. Ormai mi sopportano, o mal sopportano, non so. Insomma. Comunque sanno chi sono e... Non la possono cacciare? Ma no, non so. Il signor Mauro Lombardi, assicuratore in pensione di Follonica e gran nuotatore di fondo, è partito.